Sindaco, siamo qui a Muccia, uno scenario importante per questa corsa campestre. Questa è una corsa importante, abbiamo molti iscritti e ci fa molto piacere che questi atleti partecipino a questa manifestazione in ricordo di Gentilucci, che era anche lui un atleta e amante della montagna. Questa è una manifestazione che viene alla quarta edizione, prima era Sefrovo, Camerino, poi Muccia. Questo è anche un segnale importante della collaborazione e dell'interscambio tra comuni. Questo potrebbe essere l'inizio di queste collaborazioni, che secondo me sarà per il futuro importantissimo, perché altrimenti fare da soli non si riesce ad andare da nessuna parte. Questa è una cosa importante. Poi vediamo il percorso, chi l'ha fatto mi ha riferito che veramente è un percorso bellissimo e sarebbe da rivalutare. Il sindaco diceva sinergia tra amministrazioni, ma sinergia anche e soprattutto con il CUS Camerino. Sì, il CUS Camerino chiaramente per noi, Muccia è l'unico paese che sta più vicino a Camerino, perciò con Camerino Muccia c'è stato sempre un interscambio in tutti i settori. Allora, professor Maci, dopo il tanto successo della scorsa stagione, dove questa manifestazione si era svolta a Camerino, quest'anno invece ci si ritrova qui a Muccia con la partecipazione di molti atleti del CUS. Sì, bellissima giornata. Oggi il tempo ci ha assistito rispetto alla scorsa settimana e quindi abbiamo trovato le condizioni migliori per poter svolgere questa bellissima manifestazione, che ha permesso a tanta gente anche di conoscere questo territorio, di assaporare le bellezze paesaggistiche che offre. La manifestazione si è svolta nel modo migliore e ha visto protagonisti numerosi atleti, tra cui diversi del CUS Camerino, comprendenti anche diversi studenti universitari. Tra l'altro, da pochi anni questa manifestazione include anche una classifica a parte per gli studenti iscritti a università italiane. Allora Agnese, un bel piazzamento, un secondo posto importante. Vabbè, sicuramente inaspettato perché era la prima gara, però mi sono divertita. Il secondo posto è stato solo, diciamo, un coronamento di questa bella giornata. Ecco, la prima gara, raccontaci che tipo di preparazione hai fatto appunto per affrontare una competizione del genere. Allora, io mi sto preparando per il triathlon, quindi diciamo vado principalmente in bicicletta, corro da una vita e quindi unendo le due cose è venuto fuori un allenamento così, è un po' improvvisato, però ha funzionato. Guarda il traguardo sul rettilineo con il numero 11, vince questa quarta edizione del Mondrago Eco Trail con il numero 11, Mirko Fioretti della Space Running AST, quindi eccolo qua il secondo classificato, categoria maschile, il Custino Andrea Migliori, che riesce a guadagnare uno. Allora Andrea, gara tosta, hai lottato testa a testa, sei arrivato secondo alla fine. Sì, sono arrivato secondo, diciamo che io sono un po' neofita di questa disciplina, ci avvicino poco anche perché non è per le mie caratteristiche, ma oggi aveva un valore molto più romantico la mia partecipazione, oltre al fatto che sono di Muccia e dunque ci tenevo tantissimo. Forza Marchetto! Era il memorial di un mio carissimo amico Francesco, che è lui che mi ha avvicinato a questo sport, gli avevo fatto una promessa e la volevo mantenere. Dicevamo appunto, è un percorso bellissimo, immerso in mezzo al verde, in mezzo alla natura, al fiume, e chi più ne ha più ne dica. Guardi, forse io sono un po' di parte e sono poco obiettivo, comunque il percorso era tecnicamente forse non difficilissimo, a parte il primo pezzo che era molto impegnativo perché era salita fin dall'inizio, dunque aumentavano un po' i battiti, però dopodiché era corribile e credo che sia chi era un po' più allenato che chi meno si sia divertito, ecco.